Siamo operatori degli sportelli multifunzionali della Sicilia, abbiamo lavorato all'interno dei centri per l'impiego e all'interno delle scuole grazie agli avvisi 1 e 2 del 2010. Siamo qua perché il 30 settembre scade la data di chiusura dei progetti dell'avviso 1 e 2 e allo stato attuale non abbiamo alcuna prospettiva per il futuro. I nostri servizi sono stati dedicati a un'utenza particolare per quanto riguarda l'avviso 1, a disoccupati in cerca di prima occupazione e a cassi integrati, mentre per l'avviso 2 sono state fatte incontri con i giovani studenti di terze, quarte e quinte delle scuole superiori di secondo grado. Le nostre rivendicazioni sono quelle del diritto al lavoro, della continuità lavorativa e soprattutto retributiva, di un futuro certo. Allo stato attuale non abbiamo nessuna risposta da parte di questo governo. Per non parlare del discorso delle retribuzioni, che grazie a questi avvisi siamo fermi chi ha 8, chi 10 mesi di stipendio arretrato. Questa è una situazione che secondo noi non può continuare ad andare avanti in questo modo e vogliamo rivendicare il nostro diritto al lavoro. Non è vero niente quello che si dice, che le nostre attività non sono servite a niente, perché all'interno dei centri per l'impiego abbiamo collaborato con i funzionari dei centri per l'impiego e con i funzionari della regione, svolgendo un lavoro di sinergia che ha fatto sì che tutta una serie di attività che prima dell'avvento degli avvisi erano svolte di comune accordo all'interno dei centri per l'impiego non si sono potute più fare. E di conseguenza questa è la nostra rivendicazione. Noi siamo persone che lavoriamo da più di 20 anni all'interno di questo settore, lavoriamo negli sportelli multifunzionali ormai da 12 anni, quindi abbiamo maturata esperienza, ci siamo riqualificati con spese e fondi regionali con il POM con i PON del 99. Per cui siamo riqualificati a tutti gli effetti di legge. I curriculum di ognuno di noi parlano chiaro. Ci sono orientatori, progettisti, valutatori, tutor. Tutto il materiale umano e le risorse umane disponibili è possibile per continuare a fare questo lavoro. Non riusciamo a capire quali siano le difficoltà di questo governo a trovare una soluzione percorribile per la salvaguardia occupazionale di tutti i 1800 lavoratori. Noi siamo gli operatori degli sportelli multifunzionali, che oggi ancora una volta veniamo presi in giro in quanto il nostro progetto scade il 30 settembre. Il 4 giugno e il 7 giugno è stato firmato un accordo dal governo che si impegnava a trovare le risorse per un'eventuale proroga fino a un'eventuale riforma che da anni aspettiamo. Ad oggi siamo al 18-19 di settembre e ancora il governo non ha trovato una soluzione e continua ancora a disattendere gli impegni che ha firmato, per cui noi non abbiamo intenzione di muoverci da qua fino a quando non abbiamo certezze nel nostro posto di lavoro dal 1 ottobre, perché noi dal 1 ottobre, anche se abbiamo un contratto a tempo indeterminato, siamo fuori dal mondo del lavoro.